Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza in padella ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, birra, olio, sale, una bustina di lievito istantaneo per torte salate, zucchero, per il ripieno, prosciutto cotto, mozzarella, origano, pomodori secchi e olive nere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 2. Aggiungiamo la farina la birra l'olio e il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividiamolo in 4 parti uguali e stendiamolo. Abbiamo diviso l'impasto in 4 parti di circa 240 grammi ciascuno, adesso lo stendiamo. Una volta stesa, posizioniamola in una padella unta con olio. Farcire adesso col prosciutto cotto. Una volta farcita la nostra pizza, andiamo a stendere l'altro disco di pasta. Posizioniamolo sopra la pizza farcita. Chiudiamo bene i bordi. Coprire con un coperchio e cuocere per 10 minuti a fuoco medio. Subito dopo rigirare la pizza, aiutandosi con un piatto o con un coperchio, e cuocere per altri 10 minuti. La pizza in padella è cotta. Andiamo a impiattare. Pizza in padella ripiena. Grazie e alla prossima ricetta.